Noi vogliamo ora lavorare affinché i principi fin qui posti siano sufficienti nella loro applicazione alla valutazione di cose massoniche e quindi alla valutazione della presente condizione della massoneria in generale o alla valutazione del rituale, delle leggi e degli organismi massonici in particolare, della condotta massonica di singole logge e fratelli e infine anche, nel caso che si trovasse necessaria una riforma, a giudicare dove e come propriamente si dovesse riformare. Ma ora, affinché questi principi appaiano realmente sufficienti a tale scopo, essi debbono essere ancora più compiutamente distinti l'un dall'altro e venire applicati ancor più diffusamente. Per questo fine, però, dobbiamo nuovamente risalire ai primi principi e accordarci intorno ad essi. Primo principio. Lo scopo finale dell'esistenza umana non è posto, in generale, in questo mondo presente. Questa prima vita è soltanto preparazione e germe di una più alta esistenza, di cui sentiamo intimamente la certezza, nonostante che nulla possiamo pensare sulla costituzione e specie e maniera di essa. Secondo principio. Gli scopi che ci sono proposti per la vita presente, nonché questa medesima vita presente, conservano per noi valore e significato solo perché i primi ci vengono comandati e perché soltanto nell'ultima questi scopi possono venire attuati. Tutta la nostra possibile attività si presenta a noi e può a noi presentarsi solamente come esigenza di quei supremi scopi della vita presente. Un lavoro di preparazione immediata per l'eternità non c'è, ma ci si prepara ad essa e la si concepisce già fin di quaggiù, sol per questo che si perseguano con onestissima volontà gli scopi della vita presente a noi comandati. Non abbiamo pertanto da fare, in via prossima ed immediata, se non con la vita presente. Il suo fine prefisso è l'unico concepibile e deve essere perseguito con chiara coscienza dall'uomo savio e buono. Vogliamo ora ridurlo ai seguenti tre punti principali e così descriverlo e distinguerne le parti più precisamente. In primo luogo, tutta quanta l'umanità deve formare un'unica comunità puramente morale e religiosa. Questo è lo scopo della Chiesa, si intende della Chiesa nella forma ideale, che come Chiesa invisibile si trovi ancora qua e là. A questo scopo si riferisce ogni educazione dello spirito con valore di mezzo. In secondo luogo, tutta quanta l'umanità deve formare un unico stato interamente giuridico. Il mutuo rapporto dei singoli uomini negli stati, il rapporto reciproco di questi stati sulla terra, deve essere ordinato da capo a fondo, secondo legge eterna di giustizia della ragione. Questo è lo scopo di ogni legislazione nei singoli stati e di tutte le alleanze e trattati dei popoli fra loro. A ciò si riferisce buona parte delle scienze, quando non si consideri alla leggera soltanto la cultura spirituale da conseguirsi per mezzo loro, come per altro rispetto ci accadde di fare più sopra, ma il loro effettivo contenuto come il mezzo per lo scopo. In terzo luogo, infine, l'essere razionale deve interamente dominare la natura priva di ragione e il morto meccanismo essere sottoposto al comando di una volontà.
lo scopo che solo in qualche modo un essere ragionevole dietro l'impulso della sua natura si può prefiggere, deve essere attuabile fuori di lui, nella natura senza vita, e la natura conformarsi alla volontà razionale. A ciò è mezzo l'arte meccanica e buona parte delle scienze, giusta il loro contenuto. Applichiamo ora queste idee fondamentali più strettamente al nostro proposito.